Spaccherei nasce in una serata di gennaio, metà gennaio, una serata in cui ero profondamente triste, arrabbiata, delusa e purtroppo per fortuna quando ho un problema tendo piuttosto a sfogarmi scrivendolo, no? Cioè non amo parlare alle persone quando ho una preoccupazione e questo è un difetto che mi porto da sempre e che poi mi porta appunto a tenere tutto incanalato nella mia testa e a un certo punto esplodi quando accumuli pensieri, tristezza. E Spaccherei nasce così, da un'esplosione, da un'esplosione di tutti quei pensieri e l'ho scritta di getto in 10 minuti ed è rimasta sinceramente così, non ho cambiato neanche una parola. Possiamo dire che il mondo musicale si risolve comunque in 2 anni di ricerca, di studio e anche casualità. Certi aspetti sono proprio naturali della mia personalità, come le melodie, i testi, e sono comunque frutto di ascolti che ho sempre fatto e della mia memoria istintiva, perché io appena ascolto una qualsiasi melodia, una qualsiasi canzone rimane subito nella mia testa, questo anche quando ero piccola e magari ascoltavo una canzone una volta alla radio e continuavo a cantarla per giorni, giorni, giorni. E diciamo che del mio mondo musicale racconta i suoni che vorrei riportare, sonorità che sono comunque frutto di una ricerca fatta tra me e il mio produttore e che abbiamo deciso di attuare. Il primo brano che porta appunto queste sonorità è proprio Spaccherei. Questo dell'amore al capolinea è un tema molto trattato nelle canzoni. E in realtà l'ho affrontato in maniera molto naturale. Per far sì che non sia banale, tendo a scrivere nel modo in cui io parlerei a qualcuno, no? Uso termini abbastanza colloquiali, come se fosse un vero e proprio discorso che sto facendo, in questo caso alla persona, al protagonista, possiamo dire, della canzone. Mi sfogo verso questa persona e lo faccio con le parole più naturali con cui potrei farlo, quindi senza utilizzare termini scontati, termini semplicemente veri e sinceri. Credo che sia un po' questa la chiave della mia scrittura. Sia Spaccherei che Mai più di Natwood escono con Hateful di Emiskilla e Zanna. Questa realtà è stata molto importante, più che altro per indirizzarmi nell'ambiente discografico o banalmente, per quanto possa essere scontato, no? Avere comunque persone di un certo calibro come Emis che sono da anni in questo mondo discografico, musicale e credono nel tuo progetto, secondo me anche inconsciamente aiuta quella che è la tua musica ad avere un riscontro più immediato, no? Il videoclip ufficiale di Spaccherei è uscito il 14 luglio su YouTube e infatti andatelo a vedere se non l'avete già fatto. Però per chi non l'ha ancora visto posso anticipare in merito che è un videoclip molto a libera interpretazione. E ci siamo come protagonisti io e altri 3 ragazzi. Loro vivono questo triangolo amoroso, pieno di problemi, litigi, rabbia. E vabbè, non voglio spoilerare più di tanto. Andate a vederlo però.